Giorgia era con noi, era molto bella, molto, diciamo, non ci sono parole. È stato girato proprio nel ristorante del nonno della giovane, morta in un incidente stradale, il videoclip della canzone Giorgia e la Luna, un componimento dedicato alla diciottenne Giorgia Soriano, che l'8 agosto 2019 fu investita da un'auto mentre era in sella alla sua bici e stava rientrando a casa in via Speranza, la strada che internamente collega i municipi di Santo Spirito e Palese. Una vita spezzata quando era troppo giovane, ma che sta continuando a vivere nei sorrisi delle persone che l'hanno amata e in quanti, pur non conoscendola, hanno deciso di dedicarle questo componimento. È stato un colpo al cuore quando ho ricevuto la notizia. L'ho pensata la notte. Era lo scopo che mi ero prefisso per renderla nel mio piccolo immortale. Ci ha fatti ritrovare come comunità. Dopo la poesia, il maestro Vito Vittorio De Santis ha deciso di scrivere una musica che accompagnasse il componimento di Franco Baldassarre. La musicalità intrinseca del verso era musica di per sé. Io veramente ho fatto poco. Un fil rouge, un filo invisibile che ha unito tutte le nostre coscienze empaticamente. Quindi un'esperienza altamente formativa, la cui eco mediatica era veramente impensabile soltanto qualche settimana fa. È stata veramente una delle esperienze più singolari della mia vita. Il brano, interpretato dalla cantante Gabriella Attivissimo, ha riscosso un grande successo su tutti i digital store, in particolare su Spotify. Attualmente è in programmazione su oltre 200 radio. È stato difficile immedesimarmi nel testo. E come ho già detto in precedenza, spero di essere riuscita comunque a trasmettere il nocciolo di tutto il brano. Per come l'abbiamo interpretata noi, è comunque un inno alla vita, nonostante la situazione tragica, che comunque la piccola Giorgia possa comunque rivivere e continuare ad essere comunque presente in ognuno di noi. Sulla scia del successo radiofonico, dunque, è stato realizzato anche il videoclip che, dopo la presentazione dello scorso lunedì organizzata dall'Associazione Marinai di Santo Spirito, in collaborazione con la famiglia di Giorgia, l'Accademia Danza, Arte e Spettacolo di Bitonto e l'Associazione Musicale Davide delle Cese, approderà in 47 televisioni e 5.000 schermi installati presso aeroporti, metropolitane e fermate bus. Il video è stato realizzato dal videomaker Marco Agostinacchio ed è impreziosito dalle coreografie e dalla danza di Clelia e Carol Cagliati.